Invece il quinto premio è per Rosanna Capolla. Rosanna Capolla, che è venuta da dove? Da Roma. Da Roma. Rosanna Capolla, questo è uno dei premi. Comunque, diciamo che io abbiamo premiato un'opera molto grossa che sta nella mia galleria, è un arazzo. Io qui non ho portato le opere che poi in effetti sono state premiate, ho portato quelle un po' più piccole che mi impegnavano di meno, ecco, perché questo c'è da dire. E lei fa proprio lei queste incisioni, e spero che lei, stiamo facendo un progetto di venire in largo Venezuela quest'estate e portare il torchio, il piccolo torchio, per farle lì e far vedere come si fanno. Io mi auguro che sia un progetto che si possa realizzare e che possa venire quest'estate. Come tanti di voi, mi auguro che ci veniate a trovare. Ho detto che non ho grande conoscenza dell'arte, però ci ho preso. Ma perché? Non ti dico il perché, posso dire tu. Noi abbiamo un artista di 93 anni che si chiama Mimmo Sarchiapone, che è un nostro concittadino, che ha una tecnica, è quella dell'acquaforte, grazie alla quale ha realizzato tantissime opere. E io ho avuto l'onore e il piacere, peraltro, di averle in dono del comune, dove all'interno della sala consigliare ci sono esposte le opere di Mimmo, che vorrebbe tramandare questa tecnica, che non è una tecnica oggi molto usata, e per la quale mi sta chiedendo, insomma, di trovare anche qualche ragazzo giovane, poi magari possiamo parlare pure di questo. Ho visto e le ho chiesto se fosse un acquaforte, quindi ci ho peccato. E la punta secca è una tecnica ancora più, come dire, preziosa rispetto alla cotte, perché se ne possono stampare solo poche copie. Mentre la cotte, se fatta bene, più forte, come dice il termine, può essere stampata in più copie, la punta secca è delicata, come si abbassano le barbe, che sarebbero gli scuri, perde il suo significato, perde i suoi contrasti. Inoltre io le arricchisco con la fibra heart, nel senso che c'è tutto sempre un piano, un elemento diverso, perché la tattilità dell'acquaforte e della punta secca e dell'incisione cartografica manierale è diversa dal disegno, e allora è proprio questo passaggio tattile che ritorna anche nella stessa carta, che è una carta di cotone, altrimenti non sarebbe possibile stampare. E quindi, insomma, poi se il comune vuole fare come dicevo, ho aperto assolutamente le porte all'arte in città, quindi perché no? Dicevo, poi con Fabrizio facciamo sempre delle belle cose, con Maria altrettanto, quindi perché no? Un applauso a Rosanna Capolla. E quindi l'ho convinta a entrare a far parte dei miei eventi, e adesso con Fabrizio. E appunto la percezione sensoriale che deriva dalla visione delle sue opere è qualcosa di tattile, quasi ci permette di entrare all'interno dell'opera. Mi ha colpito particolarmente l'interesse al femminile, perché ha anche dedicato delle serie di opere, lei fa anche foto con interventi molto interessanti, oltre a fare incisioni e arazzi, che appunto sono un genere per tradizione prettamente femminile. Quindi l'interesse al femminile, la ricerca della grazia, questa ricerca, ecco, della preziosità della tecnica, mi interessano molto, perché a me cattura, colpisce tutto ciò che va nel profondo, e penso che questo sia ampiamente condivisibile. Grazie.